Allora, vediamo un po' come si comporta lo 0, come si comportano lo 0 e l'1 quando abbiamo a che fare con le potenze, ok? Allora, innanzitutto, la prima definizione, un numero elevato alla potenza, all'esponente 1, è pari al numero stesso. Quindi quando voi avete una potenza e l'esponente è 1, la potenza è pari a che cosa? Alla base. 4 alla 1, 4. 12 alla 1, 12. 6.250.000 alla 1, 6.250.000. Chiaro? In questo caso, logicamente, l'1 viene omesso, cioè praticamente non si mette. Quando voi scrivete un numero, non è che scrivete, dico scrivi 4, non è che scrivete 4 alla 1, scrivete 4 e basta. Quindi l'1 di solito è un esponente che viene omesso. Seconda definizione, una potenza che ha come base un numero diverso da 0 e come esponente 0 è sempre pari a 1. 12.757 elevato alla 0, 1, 3 alla 0, 1. Attenzione perché qui è l'errore più banale che fate. Quando vi dico un numero elevato alla 0, voi mi dite 0. No, in realtà è 1. La ragione di questo fatto la trovate, guardate, in questa semplice espressione. 3 alla terza diviso 3 alla terza. Applichiamo la seconda proprietà delle potenze. Cosa abbiamo? 3 alla 3 meno 3. Cioè, la seconda proprietà delle potenze è quoziente di potenze che hanno che cosa? Stessa base, esponente diverso. Qui c'è anche l'esponente uguale, ma applichiamo la seconda proprietà. 3 fra 3 elevato alla 3 meno 3, quindi 3 alla 0. Ma se io sviluppo le potenze, 3 alla terza che cosa uguale a 27? E 3 alla terza 27. 27 diviso 27 è 1. Quindi vedete che questo rapporto, questo quoziente è lo stesso di questo. Se questo risulta 1, anche questo deve risultare 1. Quindi 3 alla 0 è uguale a 1. Tutti i numeri elevati alla 0 mi danno 1. Tutti i numeri tranne lo 0, che lo vedremo dopo. Poi qui, una potenza con base 1 è sempre pari a 1. 1 alla dodicesima è uguale a 1. 1 per 1 per 1 per 1 12 volte è sempre uguale a 1. 1 alla quarta è uguale a 1. 1 alla 0 è uguale a 1 pure lui. Una potenza di base 0 ed esponente diverso da 0 ha come risultato 0. Ecco, è questo lo 0 dov'è? Vedete? 0 alla 12.654 uguale a 0. 0 alla 1 è uguale a 0. E poi arriviamo alla cosa più interessante. Questo, 0 alla 0. 0 alla 0 rappresenta una forma di indecisione. Infatti viene proprio indicato FI, forma di indecisione. Perché? Perché vedete, se io considero la definizione 4, quindi 0 alla n, vedete, se io considero n un numero qualsiasi, 0 alla n è uguale a 0. Ma se considero la definizione 2, vedo che a alla 0 è uguale a 1. 0 alla 0 lo potrei considerare sia in questo caso che in questo. Essendo quindi una forma di indecisione, non faccio altro che indicare. Quindi in un'espressione il risultato è 0 alla 0, si scrive FI, forma di indecisione.